Io oggi parlerò di come aiutare queste donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. È un percorso molto complesso, molto difficile. Per capire come aiutare queste donne bisogna capire che cos'è la violenza domestica. Allora, io credo che la migliore definizione di violenza domestica è che è un abuso di potere, uno squilibrio di potere all'interno di una relazione intima, che è quella di coppia. Una relazione fortissima, la più forte per l'essere umano, la relazione di coppia, in cui uno ha il desiderio di dominare, sottomettere l'altro, per il fine di stare proprio meglio lui. Diciamo che la violenza domestica si manifesta in tanti modi, l'obiettivo è sempre il dominio, il controllo, diciamo. Qual è l'incastro malefico che si viene a creare tra queste donne vittime e questi uomini che sono carnefici? Perché un incastro funziona. Allora, l'incastro è che noi donne, come dire, cresciamo con l'idea spesso del prendersi cura dell'altro, di una grandissima responsabilità rispetto a tutto, quindi se il matrimonio va male è colpa nostra. Se il figlio va male a scuola è colpa nostra, quindi è facilissimo fare sentire una donna in colpa, cioè una cosa, un'operazione semplicissima. Se c'è un incastro con una personalità che tende a buttare tutto fuori e quindi, come dire, a dare sempre la responsabilità e la colpa all'altro, il gioco è quella che è fatto. E diciamo che gli uomini e le donne sono diversi anche ormonalmente, quindi tendenzialmente si uccide colui o colei che ci sta vicino, perché i conflitti chiaramente non sono tra me e te che non ci conosciamo, ma con le persone con cui conviviamo quotidianamente. Quindi un uomo violento è violento anche con il suo compagno se è omosessuale e tendenzialmente ci sarà una minor quantità di omicidi tra omosessuali perché gli omosessuali maschi sono più forti delle donne, quindi magari si difendono e le donne più facilmente subiscono. Comunque, detto questo, il mio problema in generale è l'errore giudiziario e a volte parlare a sproposito di femminicidio conduce all'errore giudiziario. Io, e non solo di femminicidio ma anche di omicidio, è dannoso non solo, dicevo, per chi ne è vittima, per chi viene incarcerato per un reato che non ha commesso, ma anche per noi italiani che poi paghiamo i risarcimenti, per noi che paghiamo indagini inutili di procure composte da incompetenti. Quando queste donne arrivano da noi, molto spesso sono inconsapevoli, no? Loro infatti chiedono di parlare genericamente con un avvocato e più delle volte pensano di dover affrontare una separazione, poi viene fuori che c'è un percorso di violenza. E allora io mi sono accorta, sempre perché cerchiamo di darci dei rimedi anche le une con le altre, no? Mi sono accorta che una buona molla, quando ci sono dei figli di mezzo, è quello di far capire a una donna che sta subendo violenza, perché teniamo anche presente una cosa, è proprio difficile quando si è in quella dinamica di dipendenza prendere coscienza e quindi poi anche staccarsi, che non è per forza denunciare, nel senso mandare in galera il padre dei miei figli, ma comunque togliere il figlio da una dinamica violenta, togliere noi stesse, possibilmente fare in modo che quell'uomo violento smetta di esserlo attraverso una dinamica, un percorso che anche la donna dovrà fare, perché una donna che è caduta vittima di una dinamica violenta non è che se elimina lui poi dopo vada al principe azzurro, probabilmente rimarrà vittima se non fa il suo percorso, se non prende coscienza di delle cose. E allora, venendo a come sollecitarle, mi sono accorta che quando mettiamo queste donne, sì con delicatezza, però anche con una certa fermezza, perché vi assicuro c'è molta empatia e questo è inevitabile, perché una non può fare la volontà di entrare in una rosa e se ne sbatte le palle delle donne, questo mi sembra ovvio. C'è molta, però a un certo punto bisogna ricordarsi dei ruoli. Io sono anche una tecnica in certi momenti, no?
E allora quando con una certa fermezza faccio presente loro che non si stanno prendendo cura dei loro figli, perché noi possiamo raccontare quello che vogliamo ai nostri figli, ma è ciò che siamo che sarà per loro il modello da seguire o da non seguire. Io penso che dobbiamo fare uno sforzo, cioè cominciare a parlarne sempre meno in termini ideologici e sempre più in termini di analisi della complessità, perché la violenza è un problema complesso, per cui non possiamo applicare nessuna forma di riduzionismo, del tipo che solo gli uomini sono violenti, le donne sono solo vittime, solo le donne che si emancipano sono vittime, solo gli extracomunitari sono violenti, solo gli uomini di un certo tipo di estrazione culturale sono a rischio di violenza, e la violenza si manifesta solo in un certo modo piuttosto che in un altro. Cioè la violenza è veramente un problema complesso e per quello ci mette in crisi. E allora possiamo anche noi costruire piano piano le premesse perché questi uomini in gruppo poi, e poi Andrea ce ne parlerà meglio, comincino a riflettere sui vantaggi di un modo diverso di essere maschile, che non è un maschile della prestazione, della performance, dell'invasione del campo dell'altro, della sottomissione, cioè tutte quelle cose che poi non è che si deve andare al campo a vedere l'uomo che mena, che non vengono solo uomini che menano, basta andare nelle scuole elementari, no? Basta andare a fare un intervento di prevenzione nelle scuole per capire che già a 9-10 anni ci sono i prodromi, no? Di questa, premia, cioè è ciò che mi dà dei vantaggi questo modo di essere. La sfida del campo, prima ancora secondo me dell'intervento con gli uomini, è questa, è di costruire delle premesse in cui noi uomini ci facciamo, mettiamo però la faccia, ci lavoriamo e diciamo agli altri uomini, perché forse siamo interlocutori inizialmente un po' più attendibili se gli uomini vengono e trovano un modello maschile forte, coraggioso, virile, lo stesso, ma non violento, che gli insegna dei nuovi modi di essere, cioè gli insegna le nuove skills, abilità, che secondo me hanno un po' perso per strada nel corso della loro vita. Noi abbiamo questo approccio, prima di tutto noi vogliamo essere un soggetto in rete con le istituzioni, con i servizi, con chi si occupa di questo da tantissimi punti di vista, con chi si occupa. E non è un soggetto, quindi, che ne so, uno studio privato, un soggetto, deve essere in rete per un elemento simbolico, cioè il fatto che la violenza non è un problema privato, ma un problema pubblico, politico, culturale. Quindi primo aspetto simbolico, e poi perché altrimenti, come dire, arrivano solo alcuni, ma non si arriva a trattare l'elemento nei termini più preventivi possibili, per cui il CAM ha una grande difficoltà, come dire, è sempre difficile far nascere un CAM o un servizio analogo, perché deve costruire la rete che fa sì che gli uomini sentano di potersi mettere in gioco e poter cambiare, o dall'altro punto di vista sentano che c'è un sistema che gli sta sulle spalle, il fiato sul collo, e che quindi non possono far finta di niente. Noi facciamo questo lavoro quindi con colloqui individuali, gli uomini possono arrivare quindi spontaneamente oppure essere inviati oppure arrivare in maniera coatta. Nell'esperienza a Roma non abbiamo ancora invio atti, non abbiamo questo tipo di collaborazione con le istituzioni ancora. Poi l'intervento che si svolge in maniera, diciamo, militare è quello del gruppo, quindi noi facciamo gruppi di questi uomini, e questi gruppi sono di tipo psicoeducativo, quindi hanno aspetti, diciamo, un po' più di comprensione di ciò che stanno vivendo, di alcuni aspetti che hanno a che fare con le relazioni di coppia, le relazioni genitoriali e la violenza. E questo è un po' il percorso, cercando di passare da un elemento più educativo a progressivamente un elemento molto più di tipo esplorativo rispetto all'esperienza, a dare senso a quello che si sta vivendo e a costruire competenze e capacità di
trasformazione di ciò che ti porta a un comportamento violento a qualcosa altro che ti porta a stare in una relazione di tipo diverso con gli altri. Le donne rom sono cambiate, hanno fatto un percorso importantissimo, sostenute da interventi atti proprio ad agevolare questo cambiamento, senza però supportare la parte maschile. E questo ha creato dei gravi problemi, cioè ha creato una recrudescenza della violenza. Di fronte a questo cambiamento, gli uomini avevano cominciato, invece di picchiare le donne nel container, nella baracca, in quello che era, avevano cominciato a picchiarle nella piazza comune, che loro si mettono tutti in circolo, è per farla vedere al gruppo, per farla vedere agli operatori. E ricordo che ovviamente non lo facevano di giorno, lo facevano, ci veniva detto il giorno dopo. E ricordo che una volta uno di questi uomini venne da me e mi disse: è colpa vostra. Cioè, adesso avete voluto che le nostre mogli hanno i lavori, studiano, sono adesso tutte le nostre figlie sono diventate tutte puttane e quindi adesso questo è il risultato. Ora questa cosa è ovviamente racconta di una è direttamente proporzionale l'emancipazione della donna rom è l'espressione della fragilità dell'uomo che all'interno di quella cultura già era fragile in partenza perché diciamo che aveva perso, ha perso proprio competenze. In questo momento ha perso anche le competenze tradizionali, cioè questa cosa di parlare con l'esterno era una competenza dell'uomo, una competenza culturale, tradizionale, profonda. Parliamo del femminicidio e dei figli. Allora, io ho intitolato questo intervento Amore violento, perché uno dei problemi principali che di cui stiamo parlando un po' tutti gli psicologi, credo, in maniera differente, è il tipo di relazione che si stabilisce. E il tipo di relazione è fondamentale. È chiaro, come diceva la collega, che è una relazione basata sul potere, ma un potere gestito reciprocamente. In questo senso è importante anche che le donne, parlo da donna, che le donne ne prendano consapevolezza. Perché prendendone consapevolezza di questo gioco di potere è l'unica maniera, l'unica, per poterlo bloccare. Perché se uno sta in un gioco di potere e non si rende conto di starci, oppure immagina che lo sta solo subendo e che quindi solo come dire, identifica l'altro come l'elemento importante, ma non si rende conto che invece sta proprio in una relazione violenta e la relazione violenta presuppone un carnefice e una vittima. Spesso i figli di persone che stanno in una relazione violenta e quindi in un amore violento, che è un amore fatto di possesso, un amore fatto di pretese, un amore fatto di giochi, di sì e no, di controllo, parlo di amore perché tante volte queste donne lo identificano come un grande amore. Non è che le donne, che adesso parlo delle donne perché chiaramente rispetto ai figli, e spesso queste donne, prese dal circolo forte e molto intenso di questa relazione, possono anche sottrarsi a volte dalle cure verso i figli, perché è chiaro che sono molto coinvolte in una relazione rispetto all'altro coniuge. La cosa che possono fare spesso è mettersi loro in primo piano rispetto alla violenza per proteggere i figli, perché diciamo che in alcuni studi a volte tra il 30 e il 60% la violenza cade sui figli, in altri studi addirittura al 100%. Quindi possiamo immaginare che la violenza che subiscono le donne, quella che noi stiamo adesso chiamando femminicidio, al 100% la subiscono anche i figli.